Alleluia, vogliamo aprire la parola di Dio nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Amen. In cui Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, scriveva queste parole che sono molto importanti per noi oggi, in questi tempi difficili, in questi ultimi tempi che stiamo vivendo. Io non mi stancherò mai di dire questo, con l'aiuto del Signore, che noi stiamo vivendo negli ultimi giorni. Amen. Amen. Che noi stiamo vivendo negli ultimi tempi. E che ogni giorno noi per primi ce lo dobbiamo ricordare. Perché se noi ce lo dimentichiamo, come potremo dirlo a quelli di fuori? Allora noi ogni giorno, alleluia, con la parola di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, ogni giorno ci dobbiamo ricordare che siamo negli ultimi tempi. E vogliamo leggere questa parola che parla proprio di questo, che ci insegna proprio riguardo a questo. Seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, che ispirato dallo Spirito Santo scrive queste parole, scrisse queste parole al versetto 1, dice, capitolo 2 verso 1, dice: vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui. Alleluia. Di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare, o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, da qualche lettera, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Amen. Voglio fermarmi qui e poi continueremo qualche minuto. All'epoca in cui Paolo scriveva, c'erano dei falsi ministri di Dio, dei falsi profeti, dei falsi apostoli, che dicevano che il giorno di Cristo era già venuto. Alcuni dicevano, come dice la scrittura, due persone in particolare, Imeneo e Fileto, di cui Paolo, alleluia, avvertì la loro corruzione, la loro condizione spirituale che era nell'errore. Imeneo e Fileto contorcevano e purtroppo manipolavano la fede di alcuni credenti dicendo che la risurrezione era già venuta. Cioè loro dicevano che Gesù era già venuto e che c'era già stata la risurrezione dei morti, e ingannavano i credenti. Cioè il loro, in questi due uomini, Imeneo e Fileto, agivano spirito di inganno, agivano spirito di errore, uno spirito diabolico che portava nel seno della Chiesa false dottrine. E noi oggi stiamo vivendo gli stessi tempi, tempi pericolosi, dove le false dottrine, dove le menzogne, dove le favole, dove i racconti fasulli, le dottrine fasulle stanno entrando nel seno delle chiese. Paolo diceva, alleluia, ispirato da Dio: ma anche se venisse un angelo dal cielo, amen, oppure noi vi predicassimo un Vangelo diverso, un Vangelo differente, sia anatema, che vuol dire sia maledetto. Perché non c'è un altro Vangelo. L'unico Vangelo, l'unica verità è questa rivelata nelle Sacre Scritture. E qui il Signore ci dice, riguardo alla sua venuta, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui. Lui ci insegna qui in questi paragrafi che abbiamo letto, riguardo ai tempi della venuta del Signore. Alleluia. Noi non sappiamo né il giorno né l'ora. Amen. Amen. Nessuno sa il giorno né l'ora. Se arriva un profeta, un predicatore, un pastore, chiunque esso sia, e dice: io ho ricevuto una rivelazione, io so il giorno che Gesù ritorna, sia maledetto, sia
considerato un apostata della fede e un ingannatore, un falso profeta, un ministro di Satana. La Bibbia è chiara, fratelli. Se qualcuno qui o in qualsiasi comunità, in qualsiasi pulpito o in qualsiasi ambiente dice io so quando ritornerà Gesù, il giorno e l'ora, è un falso profeta. Nessuno sa il giorno né l'ora, ma Gesù, alleluia, nella sua infinita sapienza e bontà ci ha lasciato dei segni profetici. Amen. Come spesso dico quando predico fuori nelle piazze, i segni profetici si stanno compiendo. Lo sapete voi? Che i segni si stanno avverando, si stanno adempiendo all'ordine del giorno. E come ho detto, gloria a Dio, anche stamattina per la gloria di Dio, c'è un conto alla rovescia sull'umanità. C'è un conto alla rovescia su questo mondo. C'è un conto alla rovescia. Dio ha stabilito un giorno. Alleluia. Un giorno prima di tutto che Gesù ritornerà. Amen. Per la sua chiesa. E noi saremo rapiti. Alleluia. È scritto che i morti in Cristo risusciteranno per primi. Ve lo ricordate? I morti in Cristo risusciteranno per primi. Alleluia. Alleluia. Credi tu ancora questa verità? Alleluia. Oggi molti non predicano più questa verità della venuta del Signore. Non predicano più il ritorno di Cristo per la sua chiesa. Prima per la sua chiesa e poi per il mondo corrotto e malvagio. Lui verrà a giudicare i vivi e i morti nella sua venuta per il mondo. A giudicare, lui verrà come giudice. E allora ogni occhio lo vedrà. Alleluia. Dice in Apocalisse capitolo 1. Ogni occhio lo vedrà, ecco, egli viene con le nuvole. Oh, alleluia, grande giorno, e noi verremo con lui. Amen. Amen? Ci credete? Ci credete, fratelli e sorelle? Amen. Perché la parola dice, il Signore verrà con tutti i suoi santi, con gli eserciti celesti. Noi verremo con lui quando lui giudicherà il mondo, fratelli, sorelle. Perché la Chiesa sarà stata già rapita. Prima il Signore ritornerà per la Chiesa. Amen? Amen. Per la Chiesa sveglia. Per la Chiesa santa. Per la Chiesa viva. Alleluia. Amen. Per la Chiesa fedele. Che si prepara come una sposa. Gloria a Dio. Nel mondo materiale, quando c'è un matrimonio, le spose, soprattutto le donne, si preparano. Mesi prima, non lo so, forse anche anni prima, programmano il matrimonio, il vestito, l'abbigliamento. Alleluia. Si preparano. La Chiesa si deve preparare. Amen. Amen, frate, non ho sentito nessun amen. Amen. La Chiesa si deve preparare. Amen. Per il ritorno e per la venuta dello sposo. Amen. Egli verrà a prendere la sua sposa. Grazie. Per liberarla dalla grande tribolazione che verrà. Fratelli e sorelle, Gesù Cristo ritornerà a prendere la sua sposa per liberarla dall'ora della prova che verrà sulla terra, dai giudizi che verranno sulla terra, dalle coppe dell'ira di Dio. Il Signore verserà le coppe della sua ira su questa terra corrotta, pervertita e peccaminosa. Il Signore, è scritto in Apocalisse, fratelli e sorelle, verserà le coppe della sua ira. E verranno dei segni, dei giudizi, dei disastri terribili sull'umanità, come non ci fu mai stato dal principio della creazione. Verrà una grande tribolazione, ma la vera Chiesa sarà con Gesù nei palazzi celesti. Alleluia. Amen. Amen. O pensi tu che la Chiesa resterà nella grande tribolazione? Io credo di no. Io sono certo di no. Perché è scritto in Apocalisse, gloria a Dio, alleluia, poiché tu hai custodito, dice il Signore, la parola della mia costanza, io ti custodirò
dall'ora della prova che verrà su tutta la faccia della terra. Gloria a Dio. In Apocalisse è scritto questo. Apocalisse capitolo 3 al versetto, gloria a Dio, alleluia, al versetto 10, gloria al Signore. Dice il Signore così: poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Vuoi sfuggire dalla grande prova che verrà? Vuoi sfuggire dalla grande tribolazione che verrà? Allora tu devi custodire la parola della sua costanza. Tu devi osservare la parola della sua costanza. Tu devi vivere la parola della sua costanza senza vacillare né a destra né a sinistra. La chiesa che sarà pronta per il rapimento, per la venuta del Signore, e come dice in Tessalonicesi, per il nostro adunamento con Lui. La parola adunamento vuol dire che noi ci riuniremo col Signore. Amen. Tutti i credenti saremo riuniti ad incontrare il Signore nell'aria e staremo per sempre con Lui. Amen. I morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi che saremo viventi, se saremo viventi, io non lo so, non posso dirvi il giorno né l'ora, Dio mi sguardi dal dire la data, io non la so, fratello. Quello che io so è che tu devi vegliare, amen? Che io devo vegliare, che dobbiamo essere attenti, che dobbiamo combattere il buon combattimento della fede, che dobbiamo prepararci, alleluia, santificarci. Poiché, dice la scrittura, ricercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Amen. Santificarsi vuol dire separarsi dal mondo, separarsi dal peccato e consacrarsi a Dio. La chiesa che sarà pronta, la sposa che sarà pronta, sarà una chiesa santificata. Ti stai santificando? Stai santificando la tua vita nella presenza del Signore? Ti stai separando dal mondo? O stai ancora vivendo nel mondo, nella corrente del mondo, nell'amicizia del mondo? La vera Chiesa si deve santificare. Amen? Dai più piccoli ai più grandi. Ci dobbiamo separare dalla corrente di questo mondo pervertito, di questo mondo malvagio. Come dicevano gli antichi apostoli, salvatevi da questa perversa generazione. Fratelli e sorelle, questa generazione nella quale noi stiamo vivendo è una perversa generazione. È peggio dei tempi di Noè. È come la generazione di Sodoma e di Gomorra. Ma vi voglio dire, Dio salvò Noè dal diluvio e salvò Lot dalla distruzione di Sodoma e Gomorra. Così il Signore salverà la sua chiesa dalla distruzione, dal fuoco, dal giudizio che verrà. Alleluia. Ma il Signore dice: ricordati della moglie di Lot. Gloria a Dio. La moglie di Lot, ricordatevelo, chiesa del Signore, la moglie di Lot fu chiamata anche lei. Gli angeli arrivarono nella città di Sodoma, dove Lot abitava. Lot era un credente. Alleluia. Lot era un uomo che, al di là delle sue debolezze, credeva nell'Eterno. Amen. Apparteneva al Signore. Era il nipote di Abramo. E Lot abitava nella città di Sodoma. Dio decise, alleluia, di mandare un giudizio su quella città pervertita e immorale. Fratelli e sorelle, in Sodoma si praticava ogni tipo di immoralità.
dai più piccoli ai più grandi, erano corrotti. Vivevano nell'adulterio, nell'omosessualità, nel peccato, dice la Bibbia, contro natura. Vivevano nelle passioni della carne, nella stregoneria, nella magia, nell'idolatria. Era una città corrotta. E Dio, l'Onnipotente, che è il sovrano del cielo e della terra, decise di distruggere la città di Sodoma, mandando il fuoco dal cielo. Ma Dio mandò i suoi angeli a salvare Lot, amen, amen, e la sua famiglia. Gloria a Dio. Amen. Ma siccome Lot indugiava, Lot era un po' titubante, possiamo dire, gli angeli lo presero, possiamo dire, addirittura per la mano lo condussero fuori. Lot, questa città sarà distrutta. Lot, risvegliati, Lot. Fuggi per salvare la tua vita. Così dice il Signore alla Chiesa. Chiesa, questo mondo sarà distrutto. Questa società sarà arsa dal fuoco. In questa terra immorale, peccaminosa e pervertita, verranno dei giudizi terribili. Chiesa, fuggi per salvare la tua vita. Amen. Fuggi per salvare la tua anima. Fuggi per salvare la tua famiglia. Abbi fede nel Signore. Gli angeli portarono fuori Lot insieme a sua moglie e alla sua famiglia. E gli angeli dissero: camminate verso quel monte. Alleluia. Camminate diritto verso quel monte. Non guardare indietro. Alleluia. Che orecchie da udire ora. Non guardate indietro. Perché se no, chi guarderà indietro resterà pietrificato come una statua di sale. Fratelli, io non so perché Dio decise questo, ma Lui lo decise. Lui è sovrano. Io devo dire amen, Signore. Amen. Amen. Così Gesù dice oggi: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Chi si fermerà a metà strada non sarà salvato. Perderà la sua anima. Noi dobbiamo arrivare fino alla fine. Amen. Alleluia. Noi dobbiamo avere fede fino alla fine. Noi dobbiamo pregare fino alla fine. Santificarci fino alla fine. Ubbidire fino alla fine. Consacrarci fino alla fine. Hai iniziato a consacrarti, arriva alla fine. Non basta iniziare, dobbiamo continuare senza guardare indietro e arrivare alla fine. Alleluia. Alleluia, perché la venuta del Signore è vicina. Cammina Lot, cammina con la tua famiglia, non guardare indietro. Non guardare indietro. Cammina chiesa, vai avanti sorella, vai avanti fratello, non guardare indietro. Non guardare nemmeno a destra e nemmeno a sinistra. E neanche a te stesso, non guardare le tue debolezze, non guardare i tuoi problemi, le tue difficoltà. Guarda avanti. Amen. Guarda la gloria del Signore. Guarda verso il monte di Sion. Guarda verso il Signore, il Re dei Re, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Alleluia. Guarda verso di Lui. Amen. Guarda verso la nuova Gerusalemme. Separati dal mondo. Separati dal peccato. Separati dalle vanità, dalle illusioni di questa terra. La moglie di Lot guardò indietro. Perché sicuramente la moglie di Lot aveva ancora dei piaceri a Sodoma. Perché può darsi che la moglie di Lot aveva ancora degli amici a Sodoma. Aveva ancora degli interessi a Sodoma. Aveva ancora delle cose che gli piacevano a Sodoma. E la moglie di Lot guardò indietro e all'istante, fratelli e sorelle, rimase pietrificata. Si trasformò in una statua di sale. Ma Lot, pensate che Lot si fermò? No. Lot continuò ad andare avanti. Amen. 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 Si fermi, chi si fermi, se gli altri non vogliono camminare, tu devi camminare.
Amen. Gloria a Dio. Noi dobbiamo camminare verso il monte di Sion. Cammina verso il monte di Sion, verso il regno di Dio, verso la nuova Gerusalemme, ad incontrare il tuo Signore. Gloria a Dio. Alleluia. Non guardare indietro. Non guardare al tuo passato. Non guardare indietro alla tua famiglia, alla tua casa. Sto dicendo alla tua famiglia che non è convertita, a quei parenti, a quelle situazioni, a quelle compagnie mondane. Non guardare, cammina avanti con Cristo. Amen. Amen. E cammina avanti con la tua famiglia che crede nel Signore. Amen. Amen. Ma io lo devo dire pure questo: se qualcuno della nostra famiglia si ferma, noi dobbiamo andare avanti. Fratelli, noi no, la salvezza è personale. Io non posso salvare mia sorella, mio cugino, mio zio, mia mamma. La salvezza è personale. Io devo andare avanti con Cristo. Amen. Amen. E dobbiamo pregare per quelle anime smarrite. Ma noi dobbiamo andare avanti. Gloria al Signore, verso la nuova Gerusalemme, la gloria di Dio. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. La moglie di Lot purtroppo guardò indietro e rimase pietrificata. Oggi molti credenti stanno guardando indietro. Molti cristiani, cosiddetti cristiani, cosiddetti evangelici, stanno guardando indietro. Stanno guardando al mondo, alle distrazioni della vita terrena, ai piaceri della vita terrena. La parola di Dio dice in Prima Giovanni capitolo 2 verso 16: non amate il mondo. Amen. 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 Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Alleluia. Perché chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Molti predicatori moderni non dicono questa verità. Predicano soltanto cose buone. Dio ti darà la benedizione, prega che Dio ti darà un bel lavoro, hai bisogno di una bella casa, di una bella macchina, prega, tu sei un vincitore, ma non dicono, non amate il mondo, non amate le cose del mondo. Alleluia. Perché chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Amen. E chi non ha l'amore del Padre, guarda indietro. Perché fratelli e sorelle, è l'amore del Padre, alleluia, amen, è l'amore del Padre che ci dà la forza di camminare, di andare avanti, amen. Amen? È l'amore del Padre. Vuoi essere ripiena dell'amore del Padre? Amen. Vuoi essere ricolmo dell'amore del Padre? Amen. Allora non amare il mondo. Amen. Se tu ami il mondo, l'amore del Padre non ti può riempire. Se tu vuoi essere ripieno dell'amore del Padre, di Dio, non devi amare il mondo, devi separarti dal mondo. Perché tutto ciò che è nel mondo, l'orgoglio della vita, dice Prima Giovanni capitolo 2, i desideri degli occhi, i desideri della carne non vengono dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con le sue concupiscenze, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Amen. Amen. Noi, come Chiesa di Gesù Cristo, che si sta preparando per il ritorno del Signore, dello Sposo, dobbiamo vivere nella volontà del Padre. Amen. Dobbiamo separarci dal mondo. Alleluia. Dobbiamo fuggire da Sodoma e Gomorra. Gloria a te, Gesù. Amen. Amen. Ed essere ripieni di Spirito Santo, di forza, di fede, di coraggio, di convinzione, di serietà. Noi dobbiamo servire Dio, seguire Cristo con serietà. Amen. Alleluia. Con dedicazione, con un cuore consacrato, con un cuore arreso a Lui. Alleluia. Il Signore dice ancora, è scritto nel Vangelo di Luca: vegliate e pregate in ogni tempo. Amen. Vegliate e pregate in ogni tempo. Alleluia. Per sfuggire, ascoltate, per sfuggire dalle cose che stanno per arrivare su questa terra. E affinché possiate comparire
in piedi davanti al Figlio di Dio. Come noi possiamo rimanere saldi, sfuggire dalla tribolazione che verrà? Essere pronti? Vegliate e pregate in ogni tempo. Vegliate e pregate in ogni tempo. Amen? Per finire, perché purtroppo il tempo è breve, ma se Dio permette continueremo su questi temi molto importanti degli ultimi tempi. Alleluia. Dice ancora lì in seconda ai Tessalonicesi, capitolo 2, verso 1, dice: vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo. La venuta del Signore è vicina. Oggi molti predicatori non predicano più la venuta del Signore, non predicano più il ritorno del Signore, non predicano più il rapimento, ma la venuta del Signore è vicina. Alleluia. Vegliate e pregate in ogni tempo. La venuta del nostro Signore Gesù Cristo è il nostro adunamento con Lui. Vi prego di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare né da spirito, né da parola, né da qualche lettera, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Fratelli e sorelle, non lasciatevi confondere, non lasciatevi turbare, non lasciatevi mettere dubbi dalle false dottrine che dilagano. Gloria a Dio. Noi dobbiamo essere certi che la venuta del Signore, alleluia, sarà prima di tutto per la sua Chiesa. Amen. Per liberarci da questo mondo malvagio. Dice nel verso 3: nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. Allora, prima della venuta del Signore, di quel giorno, della sua venuta, del nostro adunamento con Lui, prima deve arrivare l'apostasia. E io vi voglio dire, l'apostasia è già arrivata. L'apostasia c'è già. Il raffreddamento c'è già. Molti credenti si sono allontanati dalla vera fede, dalla sana dottrina, dal vero Vangelo, dalla santità. Sono caduti in un Vangelo strano, in un Vangelo mondano, in un Vangelo carnale, in un Vangelo che è solo un'apparenza, è un facsimil. Non è il vero Vangelo. Il vero Vangelo produce nella nostra vita santificazione. Il Vangelo di Gesù Cristo ci porta a cercare il regno di Dio. Il vero Vangelo di Cristo ci porta a separarci dal mondo. Amen. E a prepararci per la sua venuta. Oggi in molti ambienti evangelici non stanno vivendo questo Vangelo. Stanno vivendo un Vangelo moderno. Un Vangelo fatto soltanto di feste, di bei canti, di belle musiche, di balletti, di scenette. Un Vangelo fatto di cose umane, di discorsi umani, di predicazioni umane che non vengono dallo Spirito di Dio, predicazioni umane che vogliono piacere l'orecchio degli ascoltatori, vogliono guadagnare l'applauso, la fama. Oggi ci sono tanti predicatori interessati non alla santificazione, ma alla loro economia. Questa è l'apostasia. False dottrine dilagano. L'apostasia è già venuta. Perciò il ritorno di Cristo è vicino, perché l'apostasia è già venuta. Se voi vedeste certe cose che si vedono in giro tramite internet di certe comunità, certe chiese in America, ma anche in Europa, voi resterete meravigliati delle cose orribili che si vedono, e dicono che è lo Spirito Santo. Non è lo Spirito Santo, è uno spirito d'inganno. Cose terribili che non vengono da Dio. Perciò, alleluia, in questi ultimi tempi noi abbiamo bisogno di discernimento, di timore di Dio, di stare attaccati
e di custodire la fedele parola. Amen. Di vivere nella preghiera. Di cercare la faccia di Dio, di essere pieni di Spirito Santo, di santificarci, di andare avanti senza guardare indietro, di camminare verso il regno di Dio. Alleluia. Amen, fratelli e sorelle, questa è la verità. Amen. L'apostasia è già arrivata. E poi dice, e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia. L'apostasia è già venuta e sta crescendo giorno per giorno. E prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. E qui parla dell'anticristo. Vi voglio dire, l'anticristo è alle porte, si sta già preparando. È molto presto, che Dio ci aiuti a essere svegli spiritualmente, molto presto questo leader mondiale politico, l'anticristo, che dirà di avere le soluzioni ai problemi del mondo, apparirà apertamente nella scena mondiale. Noi, io credo che noi lo vedremo attraverso la televisione. E appena lui apparirà, subito dopo noi non lo sappiamo, ma in breve tempo che lui apparirà, Gesù Cristo ritornerà per la sua Chiesa. Alleluia! Alleluia! E verrà a liberarci. Amen. Alleluia. Dalle grandi tribolazioni. Verrà a liberarci dai giudizi che verranno. Verrà a liberarci da quel governo satanico, fratelli. Alleluia. Dio non lascerà la sua Chiesa in mezzo a un governo satanico. No. Perché noi apparteniamo al regno di Dio. Amen. Amen. L'apostasia è già arrivata. E presto si manifesterà l'uomo del peccato. Amen. Vegliate, pregate in ogni tempo, cercando la faccia di Gesù Cristo, la forza di Gesù Cristo, dello Spirito Santo, e santificandoci per la gloria del Signore. Amen. Amen. E amen nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù, grazie per questa parola. Aiutaci a essere pronti per il tuo ritorno, per la tua venuta, il nostro adunamento con te. Aiutaci a fuggire da Sodoma e Gomorra, a fuggire dalle contaminazioni di questo mondo presente. Aiutaci ad abbandonare completamente il mondo e le cose del mondo, perché come abbiamo detto, Signore, nel tuo nome tu ci hai guidato in questa parola. Chi ama il mondo, l'amore del Padre non è lui. Signore, noi vogliamo amare solo te, amare la tua parola, amare la tua volontà, amare la tua giustizia, amare il tuo regno. Signore, noi vogliamo fuggire da questo mondo. Alleluia. Padre, separaci da questo mondo, santificaci ancora questa sera. Signore, santifica, purifica e metti il santo timore di Dio, Padre, Signore, nel cuore della tua Chiesa, nel cuore di ogni fratello, di ogni sorella, Signore, nel cuore dei giovani, Padre, che hanno tante lotte, tante battaglie. Il mondo li vuole attirare a sé, gli inganni del mondo, i piaceri terreni, le mode del mondo, i discorsi, le musiche del mondo, cercano di attirare i giovani come una calamita, Signore. Ma noi ti preghiamo, spezza ogni potere diabolico. Alleluia, nel nome di Gesù. Spezza ogni lazzo satanico, ogni legame del peccato, dell'apostasia, della freddezza, dell'iniquità. Signore, spezza ogni opera diabolica in mezzo a noi. Spezza ogni male nelle nostre famiglie, nei nostri figli, nei bambini, nei giovani, nei matrimoni, negli adulti, negli anziani. Signore, che ognuno di noi sia pronto e che altri vengano, Signore, al ravvedimento prima che sia tardi. Signore, perché la tua parola dice che quando Gesù ritornerà, alcuni saranno presi e altri saranno lasciati. Due saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Due saranno in un campo, uno sarà preso, sarà rapito, entrerà nel regno di Dio. L'altro resterà, rimarrà, perché non sarà pronto.
Che Dio ci trovi pronti tutti quanti, fratelli. Amen. Con le nostre famiglie. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Signore, salva le nostre famiglie. Converti le nostre famiglie. Converti i nostri parenti, Signore. Spezza ogni catena nella vita dei nostri familiari. Alleluia. Nei figli dei fratelli, delle sorelle. I parenti che ancora non ti conoscono. Attirali a te, Signore. Con lo Spirito Santo che si pentano di ogni peccato, si ravvedano e arrendano le loro vite a te per seguirti fino alla fine, Signore, per entrare nella nuova Gerusalemme. Aiutaci, Padre, a non commettere mai, che nessuno di noi commetta mai, mai e poi mai, l'errore della moglie di Lot. Preservaci. Tu ce l'hai detto, ricordatevi della moglie di Lot. Hira mashaka lamai. Aiutaci a non guardare mai indietro, Signore, a non guardare mai indietro alla vecchia vita, alle cose del mondo, a non guardare mai né a destra né a sinistra e neanche a noi stessi, perché abbiamo tante debolezze. Noi vogliamo guardare solo a te, Gesù, e guardando a te noi riceviamo nuove forze, noi riceviamo la potenza, l'unzione. Correte con perseveranza la gara che vi è posta davanti, tenendo lo sguardo fisso su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Grazie, Signore. Noi crediamo che Tu porterai a compimento l'opera Tua in noi. Ti ringraziamo. Siamo certi, Signore, perché Tu non ci lascerai, non ci abbandonerai, perché Tu sei fedele e verace. Tutte le Tue promesse si compiranno nella nostra vita. Aiutaci a stare attaccati a Te con un cuore sincero, un cuore puro, Signore, Padre Celeste, e un cuore umile. Signore, ti prego, nel nome di Gesù, benedetto in eterno, nel nome di Gesù, riempi sempre di più i nostri cuori per la Tua gloria e per la Tua lode. Grazie, Signore.